Sono un gelatiere, ho tre negozi tra Parma e Milano e ciò che ci contraddistingue è un'offerta che a fianco delle proposte più convenzionali, insomma, sposa tante altre ricettazioni più inconsuete, la sperimentazione e la volontà di proporre il gelato in chiave differente. Allora, in questi 2 giorni abbiamo raccontato con i ragazzi un po' della storia del gelato, siamo partiti dalle origini, per capire come il gelato possa essere diventato uno degli ingredienti iconici, uno degli alimenti iconici della cultura gastronomica italiana. Abbiamo raccontato un po' come fosse articolato il processo produttivo, quali fossero le discriminanti da considerare per un corretto bilanciamento, poi abbiamo fatto un po' di prove, e cercando di vedere, di provare, di assaggiare con i ragazzi alcune tipologie diverse di prodotti per capire come fossero i sorbetti, le creme più convenzionali e anche qualche proposta un pochino più nuova ed un gastronomico. Circa il rapporto con l'Accademia, in realtà è un amore nato di recente, per me questa è la prima occasione, insomma il corso è partito da poco, però insomma, sono molto contento perché gli interlocutori, i ragazzi, sono un target tutto nuovo per me. Io di solito insegno e il mio lavoro si ferma molto spesso a come bilanciare, come gestire, come condurre un'attività in senso più stretto operativo. In realtà in questo caso il racconto è stato più interessante, più ampio. Ciò che il nostro settore ha bisogno è quello di avere figure professionali come quelle dei ragazzi quando usciranno da qui, capaci di discriminare, intendere, assaggiare, saper valutare con una certa dote di attendibilità, di conoscenza, di consapevolezza un prodotto al fine di cercare di far salire, far crescere la cultura anche nel nostro mondo, quello del gelato, dove molto spesso in realtà c'è poca professionalità sia da parte di chi produce il prodotto sia da parte dei consumatori che magari sono poco attenti e meno consapevoli rispetto a quanto succede in altri contesti. Quindi sono molto curioso di vedere i ragazzi poi cosa faranno e quando usciranno, come si inseriranno, però sicuramente la loro figura professionale è ciò che serve al mondo della gastronomia per poter ulteriormente crescere, essere consapevole, insomma, promuovere una cultura gastronomica sempre più trasversale, diffusa, di massa. Il cibo poi per noi italiani è, cioè, parte integrante di quello che siamo e quindi avere una figura professionale, avere una cultura enogastronomica più complessa e completa sicuramente aiuta la filiera dei piccoli produttori nell'aiutare loro a lavorare meglio, nell'aiutare loro a valorizzare tanti piccoli aspetti del loro lavoro e far sì che l'artigianalità in senso trasversale fa parte della cultura italiana e ovviamente è un bene prezioso da preservare, da coltivare il più possibile, quindi anche a livello gastronomico sicuramente questo è un percorso, un passaggio molto importante da fare e da preservare.